Bernini subito, a 18 anni, quando comincia a mettere mano alla prima delle opere che gli vengono commissionate, cioè l'Aenea ed Anchise, si misura immediatamente con un'opera che non solo è paragonabile all'arte antica come qualità e come esecuzione, ma è la cosa importante e più rara come dimensione. Noi sappiamo che guidava l'occhio e guidava il percorso intorno alle sculture da sinistra verso destra, e da sinistra verso destra si svolge il racconto. Prima vediamo sul lato sinistro tutte le figure insieme e piano piano che giriamo intorno alle statue ci si rivelano tutti i particolari e ci si rivela la narrazione. Vediamo la severità malinconica di Enea che fugge con il peso del padre sulle spalle e vediamo i penati che segnano il cammino, e il racconto è la fondazione di Roma, cioè il passaggio dal mondo antico al mondo romano, e continuando il giro noi vediamo dettagliatamente il racconto della sofferenza, della fuga, del peso del padre sulle spalle, e addirittura quando abbiamo compiuto tutto il giro ci viene raccontata la differenza dei corpi, il bambino, il figlio Ascanio. Il giovane Enea, il vecchio Anchise, di cui Bernini usa dei difetti del marmo per raccontarne la vecchiezza.